contributo di quest'oggi è incentrato sulla figura di uno dei massimi maestri della storia del cinema, vale a dire Theodorus, come viene appunto chiamato all'anagrafe, Angelopoulos. Chi era Angelopoulos? Ovviamente non credo che ci sia neanche bisogno di doverlo sottolineare, diciamo così, è stato uno dei più grandi registi dello scorso secolo, ovviamente, regista greco, ovviamente, ma anche della, non solo dello scorso secolo, ma direi appunto della storia del cinema più in generale anche. Partendo ovviamente dalla sua, più che altro facendo una cronostoria veloce che cerchi ovviamente di fare più che altro non una vera e propria cronologia dei suoi film, anche per, nonostante comunque Angelopoulos non è che ne abbia girati moltissimi, a differenza magari di altri maestri come lui che potevano essere Bergman o altri che magari ne avevano fatti molti di più all'attivo. In realtà il cinema di Angelopoulos è interessante perché comincia molto tardi, cioè tardi, relativamente tardi rispetto a quello di tanti altri suoi predecessori. Se pensiamo ad esempio che lui esordisce in realtà nonostante fosse nato durante la guerra, lui era del 40, esordisce con il suo primo grande film, il suo capolavoro, diciamo, che poi lo ha consegnato alla critica e anche al mondo, in qualche modo, che lo ha fatto conoscere, che è Othiasos, come sappiamo, La recita del 1975. Quindi relativamente aveva più o meno 35 anni, quindi insomma non proprio un ragazzino. Se pensiamo ovviamente che molti altri registi avevano esordito molto prima, pensiamo a Bergman, già appunto a Hitchcock o a Buñuel, Kurosawa, Fellini, insomma, tutti avevano cominciato generalmente o negli anni 50, a fine anni 50, o comunque negli anni 60. Tarkovsky, ad esempio, è stato un regista dove possiamo trovare delle influenze che sicuramente hanno ispirato in un modo o nell'altro il cinema di Angelopoulos. Lui, nonostante esordisca quindi relativamente tardi rispetto ai suoi grandi predecessori, riesce comunque ad essere uno dei più grandi, ad essere perfettamente all'altezza di coloro che lo hanno preceduto, perché poi alla fine, se andiamo a vedere, il suo cinema è ridotto in pochi decenni, in realtà, a pochi decenni, perché potrebbe, in realtà i suoi film principali, diciamo, le sue opere più importanti sono negli anni, appunto, ho tolto ovviamente Othiasos, che è di metà anni 70, sono gli anni 80, 90 e i primi anni del 2000. Purtroppo, come ricordiamo, ovviamente lui, il regista, è tragicamente scomparso nel 2012 per un incidente stradale, è stato investito da un polizia, se non sbaglio, da un agente che non era neanche in servizio in quel momento, che ci ha privati purtroppo di uno dei massimi artisti del XX secolo e non solo. Ma l'importanza di Angelopoulos va ben oltre la sua stessa opera, ovviamente, va ad ancorarsi ai grandi maestri della tradizione della letteratura, potremmo dire così, della filosofia e anche dell'arte in senso più astratto, ma anche in senso più generico, ecco. Ovviamente, come tanti altri suoi colleghi, pensiamo a Bergman, che riflette principalmente, diciamo così, le orme del paese, insomma, che gli ha dati i natali, che ovviamente è la Svezia. Angelopoulos invece è molto più, il suo cinema è una disamina, possiamo dire così, di quelle che sono poi le vicende del popolo greco. Essendo lui ovviamente greco, essendo quindi nato in Grecia e cresciuto, essendo la Grecia, come sappiamo tutti, ovviamente la culla della civiltà occidentale, uno dei temi principali, perché cercherò di soffermarmi più che altro non su questioni tecniche, perché parto subito dicendo che secondo me il cinema di Angelopoulos a livello tecnico raggiunge delle vette straordinarie, sbalorditive, per quanto ovviamente io non è più che altro l'aspetto tecnico quello che mi interessa di un artista, di un autore, insomma, di quello che dir si voglia, quanto ovviamente quello che ha da dire. Perché, come sappiamo, spesso la tecnica può essere poi alla fine uno specchio per le allodole, un modo per nascondersi dietro. Questo anche nella scrittura, ad esempio, ci sono quegli scrittori, come diceva Montale, i poeti laureati li chiamava, che si beano di quei termini
autobus pieni di grande allegorie e di metafore, poi alla fine però non hanno nessun messaggio reale da comunicare. E quindi chiaramente è molto interessante quindi affrontare più le tematiche degli autori piuttosto appunto che l'aspetto tecnico, appunto, diciamo così, per quanto anche esso sia comunque fondamentale. Le tematiche, come dicevamo, sicuramente una di quelle principali è l'identità del popolo greco, l'identità della Grecia in quanto tale, partendo ovviamente dalla storia della Grecia moderna del Novecento, dove appunto l'autore si trova a vivere ovviamente e dove noi tutti in un modo o nell'altro, il cinema stesso in qualche modo prende nascita, diciamo così, quanto sia, come sappiamo, un'arte che risale già alla fine del XIX secolo. Angelopoulos, attraverso appunto questa disamina, attraverso tutta, diciamo, la storia della Grecia moderna, cerca anche di fare in qualche modo un ritratto della Grecia antica. Quello che vuole farci intuire è che non c'è mai una modernità senza il rispetto ovviamente del passato. Infatti non è un caso che tutto il suo cinema in un certo senso sia ancora proprio su questa ricerca di identità. I personaggi, ad esempio, della Recita, pensiamo al suo film, partiamo subito dal primo film, che è uno dei suoi appunto capolavori, forse per molti addirittura è il suo film migliore. Io sinceramente non so dire quale sia il migliore, perché in realtà poi con Angelopoulos ci rendiamo conto che tutti i film sono collegati, non c'è mai una... ma collegati non solo proprio come temi, ma anche come i personaggi. Vedremo ad esempio in alcuni film i personaggi di un film rientrano nell'altro, un po' come se fosse un lungo romanzo, un romanzo di un regista che attraverso il suo cinema esprime la sua opera. In realtà quindi ogni film è il capitolo di questo grande romanzo, che è quello che poi lui porta avanti nel corso degli anni ovviamente. I protagonisti della Recita appunto sono questi attori ormai che di teatro, che fanno questi spettacoli praticamente andando da un paese all'altro, da un villaggio all'altro, un po' una sorta di come dire, di salti in banchi, anche se poi in realtà non è corretto usare questo termine. L'arte è appunto quella dell'attore in quanto come appunto artista che si mostra per la strada, che va in giro a farsi vedere e a chiedere appunto con gentilezza quasi un pezzo di pane, diciamo, al pubblico. E attraverso chiaramente questo, dove cercano di mettere in scena il dramma, questa specie di un dramma, scusate, ma una questa pista teatrale chiamata appunto Golfo la Pastorella, vengono costantemente interrotti praticamente da tanti eventi che capitano nel corso del film, tra l'altro lunghissimo, che dura quasi 4 ore. E praticamente all'interno di questa vicenda, che può sembrare quasi un po' surreale, quasi grottesca, in realtà Angelopoulos inserisce tutto quello che poi è la storia della Grecia, da praticamente partire dall'invasione dei turchi, avvenuta nei primi anni, nel 22 se non sbaglio, fino alla seconda guerra mondiale, quindi l'invasione nazista ovviamente, poi arriviamo attraverso la guerra civile del 47-48, quando ovviamente c'era quel conflitto tra comunisti e tra l'esercito comunista, ovviamente, diciamo, i ribelli, i partigiani ovviamente greci, e l'esercito monarchico, che era ovviamente cappeggiato dagli americani, e nello stesso tempo poi arriviamo ai primi anni 50 con l'avvento poi del governo monarchico, che come sappiamo governerà la Grecia per tantissimo tempo, insomma. Quindi attraverso quindi la storia di questi attori che sono un po' l'emblema della cultura moderna, che oggi nel mondo nostro deve nascondersi quasi, deve cercare di non farsi vedere, che in qualche modo è sempre maltrattata, cacciata via, interrotta, nel momento in cui questi attori infatti cercano sempre di recitare, di partire di nuovo dal monologo iniziale in cui entrano in scena tutti quanti, succede sempre qualche cosa. Ma la cosa interessante al di là di questo è proprio la descrizione anche di un paese come la Grecia, che ma in realtà, come ho detto, più che altro essendo noi europei dobbiamo tutto praticamente ai greci, dalla filosofia, tutto ovviamente, sarebbe meglio ricordarcelo più spesso, è una disamina proprio della perdita di identità della civiltà occidentale, nel fatto... questo si vede molto di più magari nei film quelli successivi alla Recita, perché se Otiasos comunque permane essere un dramma storico, in qualche modo una disamina storica di quello che era la storia, diciamo, della Grecia almeno nella prima metà del Novecento, e in qualche modo può quasi sembrare per
per l'epoca, quando è uscito nel 75, è quasi un film anacronistico perché raccontava eventi comunque che erano avvenuti molti anni prima. Per quanto in realtà il cinema di Angelopoulos ci rendiamo conto che, a differenza, per esempio, di quello di Tarkovsky, è molto più ancorato alla realtà. In che senso? Nel senso, ovviamente, che mentre Tarkovsky, il grandissimo ovviamente regista russo, da cui ovviamente Angelopoulos ha preso tantissimo, ha preso tanto ovviamente, ma anche in un certo senso seguito ovviamente un proprio stile, uno stile completamente diverso poi, ed è difficile infatti metterli anche a confronto, però le similitudini in un certo senso ci sono perché comunque entrambi i registi sono in qualche modo stati degli esuli nel proprio paese, più Tarkovsky in realtà rispetto ad Angelopoulos. E nello stesso tempo, anche perché il numero dei film che hanno girato è più o meno lo stesso, anche se in realtà Tarkovsky ne ha girati molto di meno, ma in realtà anche dagli stessi collaboratori con cui hanno lavorato, pensiamo ad esempio a Tonino Guerra, lo sceneggiatore che aveva lavorato con Tarkovsky in diversi film, che poi troviamo a lavorare appunto con Angelopoulos, ma lo stesso anche Erland Josephson, che è presente in uno dei film, Lo sguardo di Ulisse, appunto uno dei film di Angelopoulos, che appunto aveva anche recitato in un paio di film di Tarkovsky. Erland Josephson, ovviamente, che ricordiamo essere stato uno degli attori prediletti di Mark Berman, ovviamente. Quindi le similitudini ci sono, ma come dicevo, se nel cinema di Tarkovsky, appunto, l'interesse principale è più che altro, i film di Tarkovsky sembrano veramente film fuori dal tempo, nel senso che non hanno mai un connotato nella realtà in cui vengono creati, perché se pensiamo che L'infanzia di Ivan, ad esempio, che è del 62, parla appunto della Seconda Guerra Mondiale, o addirittura Andrei Rublev, che insomma è il film probabilmente più bello, anche il più famoso di Tarkovsky, del 66, racconta le vicende del Santo Andrea, appunto questo grande santo della Chiesa ortodossa russa, ovviamente. Ci rendiamo conto come Tarkovsky riuscisse sempre a fare del cinema, partendo ovviamente da delle tematiche che non erano mai quelle che erano pregnanti nel momento stesso in cui si metteva a girare, cioè non faceva mai un film per la moda, ovviamente, ma neanche gli interessavano seguire ovviamente le tendenze del suo tempo, di quegli anni, ovviamente, degli anni 60, dove invece si cercava magari, fino agli anni 60, ovviamente il tema politico magari era un po' più presente, invece lui no. Invece Angelopoulos, in realtà, in questo, se il cinema di Tarkovsky può sembrare in qualche modo anacronistico, per quanto non lo sia ovviamente, il cinema di Angelopoulos è molto più ancorato in un certo senso a quelle che sono le vicende anche storiche proprio di quegli anni, pensiamo agli anni 80 ovviamente, agli anni 90 poi e via dicendo, perché se pensiamo ovviamente anche alla disamina che fa dell'Europa ormai completamente, a questo continente che si è completamente americanizzato, che è qualcosa che in fondo, al fatto che pensiamo ad esempio in alcune scene dei suoi film, mi viene in mente il volo, ad esempio dell'86 con Mastroianni, ma anche tantissimi altri si potrebbero citare, questa ormai Grecia cui i ragazzi ballano il rock and roll, bevono la Coca-Cola, insomma c'è l'immagine ad esempio della Coca-Cola che si vede su una vetrina. Possono sembrare cose che non hanno segnali privi di importanza, perché ormai siamo a metà anni 80, ormai era qualcosa di assolutamente scontato, ma nel modo in cui lo mostra Angelopoulos, ce lo mostra in un'ottica molto, non dico critica, ma sì, in realtà come una constatazione, appunto, come l'idea di questi ragazzi che poi, e di tutti i suoi personaggi che poi nei suoi film troviamo come sempre come se personaggi che si sono persi in realtà, che cercano qualche cosa, che non sanno dove andare. Ad esempio il tema dell'immigrazione, che ci sta, pensiamo anche ai film che cominciano di fine anni 90, cioè dei primi anni 90, voglio dire, come ad esempio tantissimi, appunto Eternità è un giorno del 98, ma anche a Lo sguardo di Ulisse, ma anche tantissimi altri, in fondo anche lo stesso Paesaggio nella nebbia dell'88, in un modo o nell'altro parla di questa del tema appunto dell'immigrazione e di questi interi popoli che ormai sono costretti a spostarsi da un paese all'altro, da un continente all'altro, perché privati di quello che erano,
le loro ragioni stesse di vita. Quindi i personaggi sono dei solitari che non sanno mai dove andare, che sono perduti, come il caso dei due bambini protagonisti del film Paesaggio della nebbia, che sono alla ricerca appunto del padre, che devono andare, appunto, credono che il padre sia in Germania, ma in realtà non esiste questo padre, ovviamente, è soltanto una ricerca verso un senso della propria vita. E quindi chiaramente Angelopoulos ci vuole in qualche modo aiutare a comprendere in questo modo qualcosa che anche Godard in un certo senso aveva fatto anche già negli anni, fine anni 50, primi anni 60, o film come Alphaville, ad esempio, come anche Made in the USA, dove parlava chiaramente di questa ormai, questa Europa, questa Francia, ad esempio, che era completamente scomparsa, dove c'erano i giovani che erano completamente ormai in preda al consumismo, non solo i giovani ovviamente, ma l'intera popolazione distrutta da un sistema che è praticamente stato imposto a mezzo mondo, praticamente. E la cosa interessante, ovviamente, al di là della perdita di identità, come dicevo, che è quella dei personaggi che sono sempre, come dire, degli esuli o dei solitari per natura, di cui si sa ben poco, tra l'altro. Angelopoulos non è un regista che descrive molto la psicologia dei personaggi, cioè in realtà non fa molta introspezione, non ci dice chi sono, non ci, anche se poi in realtà basta poco per capire, ma è un cinema, tra l'altro, che vive anche di una sceneggiatura molto, per esempio, Thiasos, ritornando all'inizio, una sceneggiatura quasi inesistente, i personaggi parlano pochissimo. Non è un caso che infatti questi film non sono neanche, molti non si trovano neanche in lingua doppiata, proprio perché sono quasi sempre in lingua originale. Io non so adesso se sono uscite alcune versioni in italiano, ma questi film vivono di grande silenzio, di una certa paura anche nel dialogo e di una sorta di incomunicabilità. Pensiamo ad esempio al protagonista Mastroianni nel film Il Volo, quando che appunto non sa dire, non riesce mai a qualche modo, non si riesce mai a capire per quale motivo questo protagonista si comporti in un certo modo, cos'è che lo fa soffrire, anche se poi in realtà da poche inquadrature, da alcune vicende che sono capitate, ce ne rendiamo conto. E quindi Angelopoulos, alla pari di Bergman e di tanti altri registi, tratta una delle tematiche principali del Novecento, appunto questa incomunicabilità tra gli esseri umani, questa impossibilità di comprendere realmente l'altro. Questo fatto anche del viaggiare, perché i protagonisti di quasi praticamente tutti i film di Angelopoulos sono sempre in viaggio, che è un po' la storia appunto del popolo greco, la storia di Ulisse, siamo allo sguardo di Ulisse appunto con Harvey Keitel, dove il protagonista praticamente non è altro che Ulisse stesso, e questa metafora del viaggio che deve andare poi attraverso ovviamente un'Europa in quegli film del 95, distrutta completamente in quegli anni, ovviamente, la parte balcanica, poi mi riferisco ovviamente, distrutta dalla guerra civile jugoslava, insomma. E quindi chiaramente attraverso questo percorso in realtà diventa un percorso di ricerca. Ricorda in un certo senso Antonioni, può ricordare il cinema di Angelopoulos sotto alcuni punti di vista. Non è un caso, infatti, che lavora un'altra volta con Mastroianni, che comunque aveva lavorato con Antonioni, e tra l'altro li fa riunire anche i due attori, Jean Moreau e lo stesso Mastroianni, in un suo film del 91, che il titolo purtroppo in italiano non lo trovo mai, il titolo in inglese era The Suspended Step of the Stork. Film stupendo anche lì, dove c'è appunto è presente il tema ovviamente degli esuli, dell'immigrazione. In qualche modo, ecco, è interessante come in un'epoca come la nostra, dove il tema degli immigrati è così tanto declamato in Italia, un po' come in tutta Europa, che un regista come Angelopoulos venga praticamente citato pochissimo, o quasi dimenticato praticamente, quando in realtà basterebbe riguardare i suoi. Infatti oggi fanno tanti film sull'immigrazione, quasi sempre schierati politicamente, ovviamente ideologizzati, dato che viviamo in un'epoca dove non è possibile dire liberamente quello che si pensa, perché si viene tacciati di essere o di una parte o di un'altra, tutto deve essere preconfezionato. E invece appunto un regista come Angelopoulos, che ci parla chiaramente di questo problema in maniera molto imparziale, in maniera molto oggettiva, senza tifare da una parte o dall'altra, come si fa oggi, come se fossimo allo stadio,
fa anche abbastanza sorridere come modo in cui ci comportiamo, cioè chi è contro, chi è pro immigrazione, come se uno dovesse essere contro o a favore. E sulla vita degli esseri umani, questo ci fa capire veramente a che livello siamo arrivati. È interessante appunto notare come oggi un cinema come il suo, che è di un'attualità incredibile, proprio anche su questi problemi, venga così poco preso in considerazione. Insomma, di un regista che oggi, non, almeno io da quello che vedo, è nominato pochissime volte, quando in realtà è un regista, come ho detto, fondamentale, sicuramente non esagero a dirlo, tra i 10 più grandi della storia del cinema. Nonostante, come ho già detto, abbia, ha cominciato a lavorare molto tardi, cioè molto tardi, nel senso tardi rispetto magari ad altri che lo avevano appunto come Chef, come tanti, come Chaplin, Hitchcock, come i maestri ovviamente che l'avevano, che avevano fatto capolavori prima di lui ovviamente, ma nonostante ciò lui, il suo cinema riesce a stare completamente, può benissimo mettersi ai livelli, al paragone con quelli, con i capolavori che erano, che lo hanno preceduto in un certo senso. Quindi al di là ovviamente del tema della popolazione greca, e dei rifugiati, troviamo chiaramente il suo cinema è molto altro in realtà, anche per esempio nell'uso che fa delle inquadrature. Quindi adesso andiamo un po' ad annegare più un aspetto tecnico. L'uso che fa delle inquadrature è qualcosa di incredibile nel modo in cui riesce a riprendere perfettamente, in maniera nitida, è anche fissa, perché a volte un'inquadratura di Angelopoulos può durare anche 20 secondi, 30 secondi, un'inquadratura fissa proprio senza muovere la telecamera, qualcosa che poi faceva anche in un certo senso Tarkovsky, quello del movimento della camera lenta, proprio come uno sguardo. Fissare particolari che vengono mostrati sotto un'ottica sempre poetica, mai banale, mai come se veramente anche una strada con delle macchine potesse veramente denotare, abbia un'anima, è che è un cinema come io definisco anche metafisico in un certo senso, metafisico proprio perché tutto quello che lui inquadra ci fa capire che il mondo, che la vita, la realtà ha sempre una spiritualità, persino una strada di città che generalmente con i palazzoni, le macchine, non è che ci, come dire, che ci dà grande senso di spiritualità, ma in realtà, poi parlo di spiritualità in senso ovviamente originario di questo termine che oggi purtroppo come tante altre parole viene inquinato e abusato, ci rendiamo conto quindi che il suo cinema ci parla chiaramente sotto ogni inquadratura di qualcosa d'altro, cioè vuole sempre dire, ci vuole sempre invitare ad esempio anche all'attenzione. Chiaramente un cinema che allo spettatore di oggi, per esempio, che è abituato a film magari con effetti speciali e diavolerie tecnologiche di tutti i tipi, ovviamente può risultare complicato, ovviamente può risultare anche a tratti noioso, lento. Per esempio il suo cinema, il cinema di Angelopoulos, come quello anche di Tarkovsky, che metto sempre in qualche modo a paragone, ma anche per quanto ovviamente ognuno segua un percorso suo diverso, poi magari un giorno faremo anche un video dedicato esclusivamente al regista russo. È un cinema lento, diremmo così, ma è lento nel senso positivo, è lento perché ha la lentezza di un grande romanzo, un romanzo che uno, o di un buon vino, che uno sorseggia lentamente. È chiaro che in un'epoca dove tutto va alla velocità supersonica, un cinema chiaramente fatto con inquadrature, con carrellate lentissime, ovviamente, come dicevo prima, perché si fa sofferma molto sul particolare, anche sull'idea di come gli esseri umani, sulla solitudine, ovviamente, dell'essere umano, e non solo, anche su come l'uomo sia intrappolato in un certo senso in una gabbia che lui stesso ha costruito. Ci sono a volte delle scene in alcuni dei suoi film che sembrano veramente quasi surreali. Veramente surreali, ma in senso non, nel senso più incredibile, più puro del termine. Scene che ci ricordano che la vita, per esempio, mi viene in mente la scena in cui nel paesaggio della nebbia, in cui i bambini a un certo punto vengono portati al commissariato, poi comincia a nevicare praticamente, e tutti quanti escono, i vicini di casa, tutti quelli del paese, ma anche la polizia lì del commissariato, esce improvvisamente per ammirare la neve e rimangono immobili tutti quanti a guardare la neve come se fosse
come se fossero delle statuine. Ovviamente questa scena, che può avere anche un qualcosa di buffo, appunto, di ironico, di surreale, in realtà è un invito che ci ricorda che della bellezza del mondo, della natura, di quello che noi oggi ci dimentichiamo completamente, perché appunto siamo troppo impegnati a correre da una parte all'altra e non vediamo magari che sta nevicando, che c'è un uccellino sulla davanzale o che c'è il cielo. Sembra un po' tutti come Watanabe, il protagonista del bellissimo film di Kurosawa, Ikiru. Tradotto in italiano, vivere, che appunto scopre la vita soltanto quando ormai la sta per perdere perché è malato di tumore, e c'è quella scena bellissima quando improvvisamente si ferma sul ponte insieme al suo amico, al suo collega, e dice: "Sto guardando il cielo, non mi era mai sembrato così bello". Ecco, un po' una cosa del genere. Ce ne accorgiamo sempre quando è troppo tardi di quanto le cose siano importanti. E questo è anche un invito che il suo cinema ci vuole fare, un invito a guardare, a stare più attenti, è che un cinema che richiede attenzione, che poi in fondo è la parola d'ordine della cultura, perché poi Simone Weil anche diceva che cos'è la cultura, l'esercizio dell'attenzione lo definiva, che forse è, possiamo dire così, la definizione che più si appropria a questa parola che ormai oggi viene chiamata cultura, che sembra aver avuto, che sembra ormai essere diventato tutto e niente, un po' come la parola democrazia, no? Che si intende tutto e il contrario di tutto. Cinema quindi di Angelopoulos ci ricorda proprio come, al di là della grandezza, ovviamente, di tutti i suoi film, sono di una bellezza incredibile, ma dal primo anche all'ultimo, pensiamo ad esempio anche Viaggio a Sidera, un film che finora non ho citato, di questo vecchio appunto che torna nel suo villaggio dopo che scopre che tutto è cambiato, ovviamente perché era fuggito dalla Grecia praticamente nei fine dopo la guerra per via del perché era comunista, era dovuto scappare, torna praticamente nei primi negli anni 80, il film è dell'84 infatti, e trova che tutto è cambiato, e il problema è che lui non è neanche più greco perché nel frattempo è cambiato tutto, non è praticamente come se fosse un clandestino, e improvvisamente viene messo a un certo punto il finale che non voglio svelare perché magari sono film che molti non hanno visto, quindi, ma ci mostra appunto in qualche modo la perdita di questi valori, di questa da parte dell'Occidente, della propria identità. Questo non deve essere inteso come molti oggi credono, i valori in senso nazionalistico, assolutamente no, ovviamente i valori sono quelli che ci rendono umani, che rendono un popolo diverso da un altro, nel senso ovviamente culturale del termine, quindi, perché le diversità sono quelle che rendono migliore il mondo, perché se appunto come invece oggi si cerca di fare, si cerca di omologarci tutti quanti, di trasformarci in marionette fondamentalmente, senza testa, senza pensiero, tutti uguali e basta. Ecco, anche Angelopoulos ci fa riflettere proprio attraverso il suo cinema di come tutto questo sia disumano, perché produce degli individui che non hanno poi più alcun senso, che non trovano senso, che non hanno pace fondamentalmente, per quanto poi in realtà accettino la loro condizione, non è che si ribellano, non sono dei ribelli i protagonisti dei suoi film, perché se prendiamo appunto dal personaggio di Mastroianni, ma lo stesso nel film Il Volo, ma anche il vecchio che dicevo, il protagonista del Viaggio a Sitera, sono protagonisti che poi alla fine accettano passivamente, in qualche modo, in maniera anche stoica, il loro destino, il loro declino, capiscono che ormai lamentarsi è inutile, non si può fare praticamente più nulla. E questa è la cosa interessante che anche Angelopoulos ci mostra. I personaggi suoi non sono mai veramente protagonisti, noi parlando dei protagonisti, non sono mai veramente positivi, nel senso come possiamo intendere noi oggi, come intendiamo generalmente, sono personaggi pieni di fragilità, comunque, pieni di paure umane, come in fondo sono sempre i grandi uomini, non perché poi come dire, l'uomo che ha una sola, che è in un solo modo, non esiste ovviamente. Quindi chiaramente attraverso, parlando questi pochi film, perché poi in realtà i capolavori, i film veri che ha fatto, sono poco più di una decina, se non sbaglio, ma qui cerchiamo, ne abbiamo citati, se non sbaglio, 5-6, insomma, ma ne potremmo citare anche altri, come ripeto, questa non è una vera e propria monografia, è più che altro un discorso sul mezzo, appunto sulla figura di questo grande autore e sul mezzo cinematografico in generale.
cinema che, come sappiamo, oggi purtroppo soffre di tutti questi difetti della società contemporanea, perché si crede che ormai il cinema sia soltanto unicamente intrattenimento, inteso ovviamente non come un intrattenimento che possa avere anche una valenza culturale e artistica, ma come un intrattenimento nel senso di unicamente di idiozie o comunque di film che non hanno nessun senso, servono soltanto a bere Coca-Cola e mangiare popcorn. E che poi una volta visti si dimenticano dopo 5 secondi. Se il cinema fino a qualche anno fa, fino a pochi decenni fa, poteva ancora essere un'arte da poter addirittura paragonare alle grandi arti del passato, pensiamo alla letteratura, appunto, in certi casi addirittura anche alla filosofia, perché aveva comunque la possibilità il cinema, questo grande mezzo, di poter esprimere concetti filosofici assai complessi, perché sappiamo che la filosofia comunque generalmente viene sempre più digerita magari più dagli specialisti, come diciamo così, da chi è più addentrato all'interno della materia. Il cinema ha questa possibilità straordinaria di poter far arrivare concetti assai complessi anche a un pubblico meno addentrato in queste tematiche, diciamo, in queste discipline. Infatti non è a caso che Kurosawa definiva appunto il cinema come l'arte, forse la settima arte viene definita, ma anche come l'arte forse più bella da un certo punto di vista, perché al suo interno ingloba tutte le altre, perché poi nel cinema troviamo la filosofia, troviamo la letteratura, così come possiamo trovare ovviamente la musica, insomma la sceneggiatura, la musica ovviamente nella colonna sonora. La letteratura ovviamente nel caso della sceneggiatura, nel teatro ovviamente, l'arte della recitazione, ovviamente della fotografia, quindi anche in qualche modo c'è la pittura. Ci sono veramente tantissime arti che si vanno a fondere. Questa è la magia ovviamente del cinema. Nello stesso tempo c'è anche la grandezza, la capacità, a differenza di tante altre arti, di tutte le altre, quella di creare un'arte dove lavorano tante altre teste, diciamo, altre menti, perché mentre in qualche modo il libro lo scrive l'autore, lo scrittore ovviamente da solo, in una vita quasi, diciamo così, in un momento solitario, in parte anche la musica vive nella stessa situazione, a meno che non siano più musicisti che si mettono insieme a scrivere un disco. Nel campo del cinema, ovviamente, qui abbiamo il lavoro dei tecnici, degli attori, dello sceneggiatore e tante altre figure. Il compito del regista è proprio quello di riuscire a mettere d'accordo tante teste diverse, tanti punti di vista diversi e farli combaciare, ovviamente, per un esito artistico. Purtroppo oggi vediamo come è diventato tutto il contrario, però grandi autori come Angelopoulos, come Tarkovsky, come Bergman e come tanti altri ci hanno dimostrato che il cinema non è esattamente quello che oggi cercano di rifilarci, un po' come i libri non sono quelli che oggi cercano di buttarci con le monetine o con le noccioline, come se fossimo delle scimmie di uno zoo. E questo è tutto, spero di essere stato, che il contributo, insomma, possa avere, il mio modesto contributo, ovviamente, qui si sta parlando ovviamente di un discorso.